l'uomo c'era una provincia di Raul, cioè a Rausa, venivano i rausani. E allora c'era una, può morire a Rausa, una cosa che si usava, una usanza che si usava a tavola, no? E quindi femmine non se ne buttavano per cogliere gli spigli, mentre nella zona remorica si buttavano la femmina e tavola non ce n'era, si facevano solo qualcosa con panaglio. A Rausa faceva una tavola franca. Tavola franca, sì, a tavola franca. I rausani venivano apposta a rimuovere le Rausa e si facevano a tavola franca. E quindi in femmine non ce n'erano, perché c'è venuto a dare ciò sai. Sì, sì. Invece a Morica c'erano. Ma a Morica c'era o, non ce n'era. Che c'era, si buttavano il pane co, si che buttavano lì. Solo il pane e un panaio. Sempre ci pensavano i massari, che poi un panaio. Era la patata fatta a chiotta, diciamo, con vivi, poi la cipolla mascata, in domenica era così, tutte queste cose. Ogni tanto, la mattina, ogni tanto c'era una ricotta picca, perché la ricotta riusciva un pecoraro. Quando c'era una ricotta, un curato, ci diceva Armina Azzurra Rosa. La camella se ci mendiva pane, da questa se ci mendiva a ricotta. Armina Azzurra Rosa, fa la bianca pezzolata. E se bianca non si ci fa, malaritto con la fa. Con la fa non ci cuppa, o per curare a pesa fucca, o per curare donna dice malaritto con la fisce. E quindi se l'uno contro l'altro, né che sapevano. Si dicevano perché se lo sapevano fare perché c'era la picca ricotta e non agiangava, diciamo.